ricetta di una facilità davvero imbarazzante, ma dal gusto eccezionale. Andiamo a cucinare. Si parte con un abbondante giro d'olio, un paio di agli schiacciati che facciamo imbrunire con qualche minuto di cottura. Poi abbiamo una dozzina di pomodori datterini che andiamo ad inserire nella padella. Datterino dolcissimo. Li ho tagliati a pezzettini abbastanza piccoli. Abbassiamo la fiamma al minimo, aggiungiamo un pizzico di sale ed un mezzo mestolo di passata di pomodoro. Vai! Si copre e lasciamo cuocere a fiamma bassa per circa 5 minuti. Passati 5 minuti, aggiungiamo una dozzina di olive taggiasche tagliate a pezzettini e, continuando con le dozzine, due dozzine di capperi piccolini tagliate anche questi a pezzettini. Voilà! Si gira, copriamo nuovamente e, sempre a fuoco basso basso, lasciamo cuocere, questa volta per 3 minuti. Mettiamo da parte ora questo bel sughetto sul piattino con l'elefante e finalmente rivolgiamo la nostra completa attenzione al nostro pesce spada. Andiamo a togliere la pelle esterna con un coltellino bello affilato. Via! E rapidamente ci muoviamo verso il nostro tegame, facendo parecchia attenzione al gatto, che lo vedo un po' troppo interessato. Appoggiamo i tranci nel tegame, c'entrano precisi, e li facciamo cuocere 3 minuti per lato. Fiamma medio-bassa. Terminiamo la cottura inserendo il nostro sughetto. Vai. E lo facciamo insaporire con una cottura ancora di 2 minuti per lato, quindi ancora 4 minuti. L'unica cosa di cui bisogna stare attenti è di stracuocerlo, se no diventa di legno. Ma qui siamo su una decina di minuti di cottura, è bella spessa, quindi secondo me ci siamo. Abbiamo finito. Facciamo anche un check della temperatura. È vicino ai 60 gradi, quindi perfetta per il pesce affinché non sia troppo stopposo. E a questo punto altro non mi rimane che assaggiare. Morbido, saporito, non stopposo, buono, buono, buono e tanto tanto facile. Altro non mi rimane che ringraziarvi come sempre per l'attenzione e ricordarvi che, se volete, proprio volete, vi potete iscrivere al canale. Tanto è gratis. Ciao, grazie.